Bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. I video di oggi mettono davvero una certa inquietudine. Prima di cominciare, ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina e delle notifiche. Ricordati anche di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. Ma ora non perdiamo altro tempo. Cominciamo. In un appartamento situato a Londra, una donna lamenta di strani fenomeni che accadrebbero in casa sua. Un reporter si reca sul luogo per intervistare la donna e già appena entrato accadono cose veramente terrificanti. What the hell was that? What the hell was that? Jesus Christ. What the hell? What's that? Santa fell. Un crocifisso incomincia a muoversi, come se fosse toccato da qualcosa di invisibile, segno di una presenza maligna. Andando avanti, poi alcuni oggetti incominciano a cadere. That one there. Oh, I don't remember that moving. Did you see that? La situazione sembra che peggiori minuto dopo minuto, tanto che il reporter decide di abbandonare le indagini. Le sedute spiritiche vengono praticate quando una persona vuole comunicare con un parente morto, ma a volte, durante queste pratiche, possono immischiarsi anche entità molto cattive. Il prossimo filmato mostra alcune persone durante una pratica spiritica che tentano di comunicare con uno spirito, forse un loro parente, ma nello stesso tempo qualcos'altro si manifesta e non è un loro parente. Well, it's supposed to be four people with the seance anyways, I mean... No, I'm not doing it. Yeah. Well, fuck. What the fuck? I'm sorry. Look! Dude! Whatever the hell, dinner, stop! Stop me! If you let go of each other's hands, it's got control of it. Hold on, man. God. Look at there. It's a friggin' water off it out again. Put it by my middle of the hands. Stop. If you're able. Sembra che durante la seduta spiritica qualcosa sia andato storto e sembra che l'entità chiamata non abbia buone intenzioni. La donna che ha partecipato alla seduta incomincia a piangere e all'improvviso qualcosa di invisibile ferisce la mano della donna, facendogli schizzare il sangue un po' dappertutto e anche sul tavolo. La situazione non fa altro che peggiorare. Ad un certo punto si sentono i tasti di un pianoforte che vengono suonati da un'entità invisibile. Oh God, get out here. Jerry Green. Oh my God. Oh God. Jerry Green. We're gonna be stuck. I shall not walk. You make me to lie down and breathe. Oh my God. Walls, man. He lifted me besides me. Oh shit. Oh God. He restoreth my soul. Il filmato è veramente spaventoso. Ciò dimostra che tentare di comunicare con gli spiriti può essere veramente pericoloso. Quindi meglio non farlo. Il prossimo filmato
mostra alcuni ragazzi che decidono di giocare con la tavola Ouija. Dopo aver praticato il rituale d'inizio, mettono tutti le dita su una planchette. E ad un certo punto sembra che la planchette prenda vita propria. I ragazzi spaventati tolgono tutti quanti le mani. Non so a voi, ma si sa che quando si pratica la tavola Ouija è un grosso errore togliere le dita sulla planchette. Prima di toglierle, bisogna chiedere allo spirito di ritirarsi e di chiudere il gioco. Credo proprio che questi ragazzi avranno qualche problema. Il prossimo filmato mostra un'attività poltergeist. Il video potrebbe non darvi nessun senso di paura, ma immaginate di essere in quella stanza e immaginate che vi cadono all'improvviso degli oggetti addosso. Non sareste spaventati? Io credo proprio di sì. L'ultimo filmato mostra questo ragazzo mentre cattura lo spirito di un bambino in casa sua. Il ragazzo in quel momento è solo. Lo spirito di quel bambino si affaccia dietro il mobile della TV. Il ragazzo si avvicina per capirci qualcosa, ma arrivato lì non trova nulla. Filmato davvero spaventoso. Fatemi sapere nei commenti quale di questi video vi è piaciuto di più, ragazzi. Noi ci salutiamo e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao! Devo ammettere che i video di oggi non sono stati solo terrificanti, ma tanto. Non so voi, ma in una di queste situazioni non so proprio come mi sarei comportato.